difesa. Palla deviata che termina in fallo laterale, lì l'arbitro dice che può passare. Clamoroso a Torino, Fiorentina. Da Caporetto, sicuramente. La resa, super sport. Saluta Ale. Ciao. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, live reaction di Juventus Fiorentina come sempre. La formazione della Juve 4-4-2 con in porta Szczęsny, difesa con Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, a centrocampo Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey, in attacco Morata e Cristiano Ronaldo. È l'ultima partita dell'anno, la mia personale live reaction di Juventus Fiorentina. Juventus Fiorentina, 14ª Serie A Team, live reaction fino alla fine. Vamos Juve! Benissimo dopo la partita di Parma di Ramsey, Pirlo, grande lancio di Ribéry per Vlahović, posizione regolare, passato in mezzo a due, si allunga un po' il pallone, Dusa! Vlahović, terzo gol consecutivo, è 1-0. Ma guarda tu che cazzo è, no? Porco zio, ladro, investato ladro. In linea difensiva, insiste De Ligt, ancora per Cuadrado, prova a passare di forza Cuadrado. C'è un intervento duro proprio di Cuadrado, cartellino giallo, tutti i giocatori della Fiorentina intorno al direttore di gara per l'intervento. Non aveva il piede a martello, poi l'ha messo dopo il piede a martello. Ricordati l'espulsione di Chiesa. Arslin. Ci sono stati altri casi. Vedete questa parte, la parte finale. Questa parte qui. Adesso Lucas. Ah, mi sa che ha cambiato idea. Dopo l'ha richiamato il VAR. VAR, che rosso Cuadrado. Qui replay. Perfetto. Non potevo fare altrimenti. No. Bonucci. Palla un po' sporca, arriva Caseres prima di tutti, c'è ancora Vlahović, eccolo servito, occhio al tiro anche di sinistro dalla distanza, rientra, vuole 1-2, la finta, Caseres dentro ancora, Ribéry non arriva, arriva Castroville, Szczęsny, che in questa stagione ha il 75% di parate su possibili gol, alza ancora la sua media. Palla un po' pigra da parte di Bonucci su Cristiano. Alessandro, è partito McKennie, eccolo inserito subito tra le linee, attende il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo, 1-1 su Milenkovic, arriva Ronaldo, taglia dentro, doppio passo, Ronaldo! Porca puttana, merda ladra! Ronaldo va direttamente da dentro, io. Clamorosamente il pallone all'indietro Milenkovic, vai! Milenkovic ci va a mettere lui una pezza, porca puttana, merda, per da solo. Dai. Palla gestita da Cristiano Ronaldo. Buono. Io. Si libera, poi il destro. Camadondro, strega della Madondro. Torna da lui. Biraghi. Igor. Borja Valero. E l'arbitro dopo 2 minuti di recupero dice che... È una serata difficile. 1-0 per la Fiorentina. De Ligt. Danilo prova a partire. Porca madondro puttana! Anche per lui. Alessandro. Bentancur. Porco zio ladro! Porca puttana, è ammonito questo, eh! Era un po' rischioso, appena preso il giallo. Guarda tu che roba! Cristiano Ronaldo. Prova a partire, contro due, Cristiano Ronaldo, ancora, accelera, doppio... Oh! Porca puttana, merda, ma che figo. C'è stato un contatto con Castrovilli. Le gambe gliela toccate però, eh. Contatto c'è, eh. Le gambe gliela toccate, eh. Le gambe gliela toccate, eh. Sicuramente l'avranno rivisto, Fabio. Sì, certo, come no, l'ha rivisto. Però allora vuol dire che l'arbitro l'ha visto e l'ha giudicato non da rigore, perché se non l'avessi visto il contatto, il VAR avrebbe dovuto richiamare. Come no, il cazzo l'ha richiamato. Movimento di Cristiano Ronaldo, che è andato alle spalle. Buono, guarda qui. Sfida Pessella, 1-1 sempre di Cristiano Ronaldo, poi la alza per Alessandro, ha chiuso Caseres, la palla ancora per Cristiano Ronaldo.
Gira al largo, prova al sinistro, ribattuto da Puglia. Vlahovic, Danilo, Chiesa. Prova a partire, Chiesa, forte e teso. Comondola. La dà all'indietro per Amrabat, Amrabat con la deviazione, poi Ribéry. Ribéry la sposta due volte, Ribéry. Arriva il pallone per Biraghi, alto traversone per Kwame, c'è l'incredibile autogol di Alexandro per il 2-0 della Fiorentina. E 2-0 per la Fiorentina, risultato che alla luce della classifica, delle aspettative, è clamoroso, che è maturato. Attenzione, adesso c'è un contrasto, c'è un fallo di Rungotti. Che spettacolo, guarda, vabbè, dai. L'arbitro ha detto che non c'era fallo, e allora certo. Ancora la Juve che prova con Cristiano Ronaldo. Aspettate, forse se ne va via Nedved che è infuriato. Qui rivediamo Dronkowski che la perde. No, con Bernardeschi, non Cristiano Ronaldo. La perde. E poi mette una mano su Bernardeschi, guarda, stanno tu controllando al bar. Guarda. Dai, ma come cazzo fai a andare a un rigore così? Io non lo so, guarda. Tenuto quella palla. Intanto Pezzella e Bernardeschi. Pezzella e Bernardeschi discutono. L'arbitro sta aspettando e sta parlando col VAR. Si prosegue. Molto nervosa adesso la Juve per alcune scelte. Va bene. Che Ribéry, Castrovilli, Biraghi che corre a sinistra, ecco il pallone per lui, Kwame in mezzo, Biraghi ancora una volta fino in fondo, il cross e Martin Cáceres segna il gol del 3-0, il gol dell'ex, risultato clamoroso a Torino.